Ciao ragazzi! Ciao! Bentornati nella rubrica Bimbi! Questa è una sezione che abbiamo dedicato a Tania e la parte del Bimbi nel canale Tutto Tech. Questo perché? Perché parecchie persone ci hanno chiesto varie informazioni sulle ricette che Tania ha portato nel tempo. Ma non ci fermiamo solo a quello. Adesso vedremo di approfondire ancora di più e di dare ancora più spazio a questa rubrica Bimbi, perché comunque parecchie persone ci hanno chiesto di portare le novità, gli aggiornamenti, le ricette e come si fa questo, come si fa quello. Tania porterà anche gli accessori che magari la casa Bimbi propone sul mercato, magari ci saranno anche dei termini di paragone con altri prodotti, magari prodotti compatibili, insomma. La rubrica Bimbi prenderà sempre più spazio e sarà Tania a gestirla e a portarvi tutte le varie novità. Quindi adesso lascio la parola a Tania che vi spiega che cosa faremo in questo video. Intanto grazie Miki per darmi questa possibilità di inserirmi all'interno del canale, perché abbiamo riscontrato appunto un clamoroso successo su quanto riguarda l'argomento Bimbi, sia per quanto riguarda le novità, sono stati introdotti altri nuovi accessori che ovviamente vorrò testare tutti ad uno e soprattutto per confrontarmi con voi e capire come migliorarci sempre di più. Se avete delle domande scriveteci qua sotto al canale e sarà mia premura rispondere a tutte il più velocemente possibile. Se poi avete delle idee su degli argomenti precisi che vi interessano, fatecelo sapere. Volete sapere una ricetta in particolare? Volete sapere che l'ultimo accessorio, quali caratteristiche ha? Noi lo proveremo per voi e vi daremo riscontro. Quindi scrivetelo qui sotto nei commenti, noi li leggiamo e vedremo di realizzare un video all'uopo. Ma stasera che cosa presentiamo ai nostri iscritti? Stasera una ricettina intramontabile, classica. Una di quelle che il sabato sera o la domenica sera hai voglia, il 99% degli italiani ha voglia, la pizza. Semplicemente la pizza, quel grandissimo alimento che noi italiani tanto agoniamo, che nel mondo ci invidiano e cercano di imitarci, ma noi è nostra. Quindi stasera Tania vi farà vedere, grazie all'aiuto del Bimbi, come realizzare la pizza, o meglio, cosa andremo a fare. Andremo a fare l'impasto della pizza grazie alla modalità della fermentazione, che vi ricordo è nel Bimbi TM6, ma si può anche impostare anche nelle versioni del Bimbi precedenti. Se avete il TM31 o versione precedenti, fatemelo sapere e vi darò del consiglio, vi darò la dritta. Per tornare al nostro TM6, grazie alla funzione della fermentazione, abbiamo la possibilità di far lievitare alla temperatura costante di 37 gradi il nostro impasto per la pizza. Insomma, aspettiamo un'oretta e mezza e il nostro impasto sarà pronto per essere infornato. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo, io direi Tania di suggerire gli ingredienti che servono, far vedere che cosa bisogna inserire all'interno del boccale, con quale indicazione, anche se comunque il Bimbi la cosa buona è che vi dà tutte le indicazioni, non avete bisogno di grosse capacità culinarie, esperienze in cucina, addirittura io che sono veramente a zero per la cucina qualcosina riesco a fare. Quindi bando alle ciance, passiamo agli ingredienti e partiamo con la ricetta. Vi ricordo che grazie alla connessione col Cookidoo e al vostro account avete le ricette guidate passo passo. Questa è una condizione imprescindibile, diciamo, e super utile per chi utilizza il Bimbi. Partiamo! Andiamo a selezionare la nostra ricetta. Questa è la schermata principale del Bimbi. Andiamo sulla lente di ingrandimento e scriviamo impasto per pizza. È una delle ultime che ho fatto, quindi ce lo propone. Eccolo qua, lo selezioniamo. Leggiamo gli ingredienti. Intanto la porzione ci dice che è per 4 persone, ma a noi piace la pizza, per cui aumentiamo le dosi e la mettiamo a 6. Al massimo avanzerà per domani. Non credo. Gli ingredienti per fare l'impasto per la pizza per 6 persone sono acqua a temperatura ambiente, zucchero, oppure malto in polvere, il lievito di birra, oppure se avete il lievito secco disidratato va bene anche quella, una bustina, 600 g di farina di forza e 45 g di olio extravergine d'oliva, sale.
Io ho già preparato qua tutti gli ingredienti, vi consiglio assolutamente la farina Caputo, non perché ci passi la farina o facciamo pubblicità, ma perché ho riscontrato che per i nostri gusti questa farina è veramente veramente eccezionale. L'impasto viene soffice, morbido, come piace a noi. Ma vedrete dopo il risultato. Leggiamo passo passo la nostra ricetta. Ungere con poco d'olio una zuppiera capiente e metterla da parte. No, no, noi faremo qualcos'altro dopo e utilizzeremo il varoma. Mettere nel boccale 330 g di acqua a temperatura ambiente, togliamo il coperchio, azzeriamo la tara. Aggiungiamo un cucchiaino e mezzo di zucchero. Vi starete chiedendo come mai lo zucchero? Lo zucchero aiuta nella fermentazione, nella lievitazione. Andiamo ad aggiungere il nostro lievito di birra, io ho quello classico normale. Sbricioliamo il nostro lievito di birra all'interno del boccale. Posizioniamo coperchio e misurino per 25 secondi alla velocità 2. Fa tutto lui. Aggiungiamo 600 g di farina di forza o Manitoba. Come vi dicevo, io ho scelto questa, la Caputo. Azzeriamo la tara e aggiungiamo la nostra farina. Aggiungiamo 45 g di olio extravergine di oliva e un cucchiaino e mezzo di sale. Andiamo avanti, posizioniamo il coperchio misurino. Questa è la funzionalità spiga, cioè il mescolare gli ingredienti per gli impasti. Fa tutto lui, sto impastando. Il nostro bimbi ha finito, andiamo avanti. Nel frattempo che impastava, ho preso il nostro recipiente varoma, ho inserito una carta forno e ho oleato un pochino la carta forno, così metteremo il nostro impasto all'interno e utilizzeremo la modalità della fermentazione per far lievitare il nostro impasto. Infatti, come vedete dallo schermo, il nostro bimbi ci dice: trasferite l'impasto nella zuppiera preparata in precedenza. Ma noi abbiamo il segreto, faremo fermentare tutto all'interno del varoma. Guardate che bello il nostro impasto. Con la spatola potete aiutarvi, ma vedrete che si staccherà velocemente dalle pareti del boccale e andrete ad inserirlo all'interno del varoma. Ecco il nostro impasto all'interno del varoma con il mio trucchetto. A questo punto chiudiamo, diamo una veloce sciacquata al boccale per togliere gli ultimi residui e riempiamo fino a metà di acqua corrente. Non vi preoccupate se il boccale non è perfettamente pulito e ci sono ancora dei residui di impasto, non ci serve per cucinare. Il boccale all'interno dell'acqua ci servirà solo per mantenere la temperatura costante e ora vi faccio vedere come. Come potete vedere dallo schermo, la nostra ricetta dice di coprire con la pellicola trasparente e far lievitare circa un'ora. Ma noi abbiamo il trucchetto di Tania, quindi usciamo dalla nostra ricetta, andiamo nella schermata home, giriamo pagina e andiamo a cercare la nostra funzione della fermentazione. Eccola qua. Gli daremo un tempo di un'ora, gli daremo la temperatura di 37 gradi, è la temperatura ideale per far lievitare i vostri impasti. Mettiamo il nostro varoma. Vi ricordo che abbiamo inserito una bella carta forno oleata e all'interno il nostro impasto. Clicchiamo sull'icona della fermentazione e ruotiamo la manopola. Farà tutto lui. Quindi abbiamo impostato un'ora a una temperatura di 37 gradi. Le lame a questo punto stanno girando, ma più che altro per consentire all'acqua contenuta nel boccale di arrivare in temperatura. A breve smetteranno anche di funzionare. Ci vediamo tra un'ora. Eccoci qua, è passata un'ora, nel frattempo ho preparato la nostra passata di pomodoro con origano, olio e sale, abbondante olio, e l'ho mescolata, vedete? Sono troppo curiosa di vedere come è venuto il mio impasto. Vediamo. Guardate come è cresciuto, di una morbidezza incredibile. Andiamo a metterlo in teglia.
Trasferiamo il nostro impasto nella nostra teglia unta d'olio. Guardate, dopo un solo un'ora, come è diventata soffice, come è diventato soffice il nostro impasto. Stendiamo per bene. Lasciamola ancora 10 minuti a prendere bene la forma, ma se non avete tempo, come me in questo caso, visto che è già tardissimo, stendete la vostra passata di pomodoro in maniera uniforme. A seconda dei vostri gusti, c'è chi ne mette di più, chi ne mette di meno. Nel frattempo abbiamo acceso il forno a 200 gradi, modalità ventilata, ed è andato già in temperatura. Un bel giro d'olio on the top e inforniamo. Inforniamo la nostra teglia nel nostro forno ben caldo e aspettiamo 5 minutini. Perché? Non perché sia pronta in 5 minuti, ma perché gli diamo la prima botta di calore e intanto prepariamo la mozzarella. Dopo 5 minuti tiriamo fuori la nostra teglia e versiamo la nostra mozzarella per pizza su tutta la superficie. Io utilizzo la mozzarella per pizza perché fa meno acqua, ma nulla vieta di usare la mozzarella che volete, magari di bufala. E rinforniamo per altri 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. Non so darvi esattamente la tempistica, perché ogni forno a sé e poi soprattutto ognuno di noi ha i propri gusti, quindi c'è chi gli piace più croccante, più morbida. Io appena vedo che la mozzarella sopra si è fatta quella bella crosticina, la tiro via. Vedete com'è bella dorata la mozzarella, come si è sciolta e tutta quella bella crosticina? È il momento di tirarla fuori. Ora la lasceremo raffreddare per 5 minuti, se resistiamo, perché non vi dico che profumo c'è. E io ho messo su la mozzarella, ma voi potete decidere di mettere quello che volete. Tonno e cipolla, wurster, patatine, i capperi, le olive, l'aglio, fare quello che più vi piace. A noi piace così, semplice e tradizionale. Ok ragazzi, come avete visto, la Tania vi ha fatto seguire passo passo la preparazione, dall'impasto fino ad arrivare all'infornamento della pizza e tirarla fuori, condirla, eccetera eccetera eccetera. La nostra idea è quella di portare più ricette possibili con il nostro Bimby, proprio per farvi scoprire le potenzialità di questo prodotto, la comodità di poterlo utilizzare e soprattutto, per coloro che sono in cucina, il fatto che snellisca molto il lavoro del cucinare per forza stando attaccati ai fornelli. Cioè, mentre Tania sta cucinando con i Bimby, o io, molto raramente, mettiamolo subito sottolineato, hai la possibilità comunque di muoverti per casa e fare tutt'altro, quindi ti puoi dedicare a più attività contemporaneamente. Certo. E questo soprattutto per chi lavora in una famiglia che lavora tutti quanti, ha una comodità incredibile. Si risparmia parecchio tempo. Vi ricordo che adesso c'è il Bimby da pulire. Io personalmente è una cosa che non mi fa molto piacere, per cui tac, soluzione, utilizziamo la funzione di pulizia del boccale. Venite. Meglio di così. Dobbiamo pulire il nostro boccale. Andiamo nella funzione pulizia, la troviamo qua. Abbiamo riempito il nostro boccale per metà con dell'acqua, a cui andiamo ad aggiungere un goccino di detersivo per i piatti. Chiudiamo, ricordatevi il misurino, che sennò esce tutto. Andiamo a selezionare la tipologia di pulizia che desideriamo. Io preferisco la pulizia intensa. Ruotiamo la manopola, il Bimby chiude il boccale e comincia per 14 minuti il suo ciclo di pulizia, così non dovremmo neanche far fatica a pulirlo. Bene ragazzi, da questa meravigliosa pizza che ci aspetta, io ho già l'acquolina in bocca, è tutto.
Speriamo di avervi intrattenuto e avervi dato qualche idea per poter cucinare al meglio con il vostro bimbi. Se avete domande, come diceva Tania, scrivetele qui sotto nei commenti, anche suggerimenti, se magari avete qualche dubbio e volete vedere come si fa a fare quella determinata cosa, Tania sarà felicissima di rispondervi ed eventualmente faremo anche un video dedicato all'idea che avete avuto. Io direi che per questo video è tutto, Tania, ci vediamo al prossimo video, grazie Tania, alla prossima! Ciao, ciao. Andiamo a mangiare!